la conferenza stampa, voglio ringraziare un po' tutti gli intervenuti. Vorrei farlo, diciamo così, da quelli che molto spesso sono considerati come gli ultimi, e lo vorrei fare in una maniera un po' insolita, cioè sfatando quel luogo comune che vede gli agenti di polizia penitenziaria come cosiddetti guardie a sbarre. Invece la presenza degli interizi, di principe e del Gaudio, ci testimonia che non solo sono vicini materialmente ai detenuti, ma cercano di seguire anche all'esterno quello che è il percorso formativo che si vuole approntare per coloro che poi sosterranno anche moralmente questi volontari che andranno a operare nell'istituto penitenziario. Approfitto ancora nel ringraziare l'intervento del direttore della Casa Circondariale di Lucera, il dottor Davide Di Florio, che come sempre ci ha manifestato la sua disponibilità e il suo intervento, il professor delle Vergini, Luigi, garante dei diritti dei detenuti, da poco insediato. Ringrazio anche l'intervento del parroco della parrocchia che ci ospita, Don Raffaele Antonacci, e il presidente dell'associazione CRAL Comune di Lucera, il signor Pasquale Di Matto. Dopo aver fatto i ringraziamenti, vorrei sottolineare che la presenza anche fisica delle persone che rappresentano gli organismi istituzionali e non, o il terzo settore in generale, è anche sintomatico del fatto che la presenza materiale va associata a quella che è anche una presenza di formazione di percorso. Noi da sempre ci stiamo impegnando e stiamo lottando, come dice il direttore, molto spesso nell'ombra, nell'anonimato, perché noi riteniamo che il bene vada fatto nel silenzio. Non cerchiamo forme di acclamazione o di rispetto in quello che facciamo, piccoli passi, però vogliamo che questa premialità, questi risultati che riusciamo a conquistarci sul territorio vengano distribuiti nella maniera più semplice possibile. E quale può essere se non quella di convocare, di unire insieme tutte le forze disponibili sul territorio? Non manco di sottolineare, e questo insomma in questa sede ufficiale, anche la disponibilità del parroco, che da sempre ci ha dato ad uso gratuito i locali della parrocchia, facendoci apprezzare quella che può essere anche una situazione di anonimato, nel senso che comunque molto spesso anche le associazioni soffrono dell'impossibilità di un luogo fisico, e quindi avere la disponibilità di stanze come se fossero nostre, come se fosse casa nostra, a noi ci onora e ci dà anche molta soddisfazione, molta gratitudine, perché le occasioni per ringraziarlo sono sempre mancate, visto che adesso c'è la possibilità e anche bene che si sappia che Don Raffaele Antonacci è uno di quelli che è a favore del bene. Sembrerà strano, ma in realtà è vero, molto spesso si proclama benefattori, ma poi nella sostanza ci si tira indietro. Vorrei ringraziare anche il rappresentante, il presidente dell'associazione CRAL Comune di Lucera, perché noi l'abbiamo coinvolto in quanto lui, come esponente di questa associazione, ci ha da subito manifestato la sua volontà di intervenire. Questa per noi è una situazione di benessere, nel senso, come si diceva prima, molto spesso le associazioni soffrono anche di questa collaborazione, di questa spiritualità anche nel fare, perché si pensa che il lavoro deve essere individualizzato e i risultati devono necessariamente riferirsi a quelli che sono i propri affari. Noi siamo anche contro questa necessità, questa voglia di rinchiudere quelle che sono le aspettative positive di un corso, di un percorso, soltanto a quelle che poi risultano essere le proprie incapacità, perché non distribuire, non allargare il più possibile quello che può essere un percorso significa molto spesso anche ridurne gli obiettivi, ridurne le aspettative. Adesso passo subito la parola all'avvocato Antonietta Clemente, che ci esporrà nel dettaglio i contenuti del corso di formazione. Sì, io mi sono occupata di quello che è l'aspetto tecnico organizzativo del corso, e quindi cercherò di spiegare brevemente di cosa ci occuperemo e qual è la finalità del corso. In primis, a chi si rivolge? Il corso di formazione si rivolge a 20 soggetti che aspirano ad essere volontari nel settore penitenziario. Volontari, nel sottolineo, significa mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie professionalità gratuitamente all'interno della struttura in cui si va ad operare. E il corso si rivolge quindi agli aspiranti volontari, ma anche ai volontari che già operano all'interno dell'istituto e che vogliono approfondire determinati aspetti. Quindi andremo ad approfondire quelle che sono le tematiche inerenti alle problematiche dell'istituto penitenziario, andremo ad approfondire la normativa di
riferimento e quelli che sono gli aspetti di governance della struttura, ossia andremo a studiare insieme come è strutturato il carcere, chi ci lavora, quali sono gli obiettivi dell'istituto. Importante sottolineare che i volontari andranno ad acquisire anche delle tecniche comportamentali, quindi dovranno imparare come comportarsi e all'interno del gruppo e nei confronti dei soggetti detenuti e nei confronti dell'istituto penitenziario, e in questo ci darà una mano uno psicologo, il dottor Dante Guida, che terrà dei workshop appositamente studiati a questo fine. Quali sono gli obiettivi del nostro corso? Prima di tutto vogliamo far sì che i volontari acquisiscano una coscienza del proprio ruolo e dell'importanza della propria azione, capiscano come comportarsi e come relazionarsi all'interno del gruppo ed avviino delle buone prassi nei confronti dell'amministrazione. In secondo luogo vogliamo aprire alla società libera quello che è il mondo del carcere, quindi sensibilizzare il territorio, ed insieme al territorio ci auguriamo di poter intraprendere dei nuovi percorsi, delle nuove linee guida, delle nuove modalità operative che vadano ad insistere non soltanto nei confronti della popolazione detenuta, ma soprattutto nel tessuto sociale, cercando di trovare delle vie, delle modalità nuove per prevenire, non soltanto quindi per andare a curare o a reinserire dei soggetti che purtroppo già si trovano inseriti nel circuito detentivo. Proprio per questo abbiamo cercato la collaborazione di un'importante associazione territoriale che coinvolge un sacco di persone, qual è il CRAL, proprio perché il CRAL rappresenta l'apertura alla società libera. Quindi ci auguriamo che la gente sia sensibile a questa nostra iniziativa. Ci farebbe piacere che i volontari che si approcciano a questo nostro corso sappiano già che cosa vogliono fare, abbiano già un certo percorso di vita o professionale e soprattutto non siano mossi soltanto da un morboso interesse nei confronti del mondo penitenziario. Nel senso, anche la curiosità, la morbosità può essere una leva. Noi vogliamo invece che chi si rivolge a questo corso voglia approfondire le proprie conoscenze e soprattutto voglia affinare quella che è una sensibilità già in loro possesso. Passo la parola, visto che io ho appena fatto riferimento al CRAL, al ragionier Di Matto, che può insomma parlarci un po' di quello che è il loro contributo alla nostra iniziativa. Buongiorno, innanzitutto ringrazio io voi per questo coinvolgimento. Non è la prima volta che l'associazione CRAL Comune di Lucere, che rappresento da 2 anni e che è composta da dipendenti comunali in servizio in pensione, conta circa 160 componenti, ma è la prima volta che collabora con l'associazione Lavori in Corso. Proprio un'iniziativa fatta già all'interno del carcere, grazie al direttore qui presente, e da lì è nata una collaborazione abbastanza forte. Umberto diceva il fatto di collaborare. Il fatto di collaborare è importante perché la sinergia tra le varie associazioni può portare a un obiettivo, altrimenti si è destinati all'isolamento, come accade a tante associazioni. Beh, questa iniziativa, come quella di organizzare questo tipo di corso di formazione, ha una valenza sicuramente importante, anche il fatto appunto, come diceva l'avvocato Clemente, di avvicinare il mondo esterno al mondo del carcere. L'altra volta diceva il direttore, nell'altro evento che abbiamo avuto, quella partita, è una città nella città, e molte volte questa città nella città vive in un isolamento totale perché la cittadinanza ci gira intorno, sa cosa c'è ma non è mai entrata, nel senso che non ho mai voluto capire poi alla fine come funzionasse questa grossa struttura, questo grosso apparato molto complesso fatto di persone che sono in difficoltà, ma anche appunto da persone che poi, come la polizia penitenziaria, sempre molto professionali e molto molto disponibili all'apertura. Noi con questo corso ci siamo subito affiliati come partner a questo corso, perché io credo, a prescindere dal corso stesso, che il CRAL come associazione di dipendenti comunali, che poi vive da oltre 25 anni, debba uscire fuori un po' da quello che è soltanto il settore molto, molto limitato del comune. In 2 anni, almeno da quando sono io, abbiamo fatto moltissime iniziative che hanno una valenza culturale, da mostra di quadri, da presentazioni di libri, da raccolta fondi per appunto con l'associazione Lavoro in Corso per le malattie
per la ricerca sulle malattie genetiche. Voglio dire, io ho cercato soltanto di sdoganare un attimo quella che è l'associazione mia, che dopo 25 anni non veniva conosciuta, e portarla piano piano adesso andare conosciuta al pubblico. Questa è un'occasione per partecipare a questo corso. Io stesso frequenterò questo corso, e in modo che si possano formare delle persone che abbiano anche un comportamento, giustamente, per muoversi all'interno di una struttura molto molto complessa. Sicuramente non è facile organizzare oggi questi eventi, questi corsi, perché la maggior parte delle persone purtroppo oggi ti chiede cosa gli viene in cambio. Ieri ho avuto un collega che mi è venuto a chiedere come si faceva a partecipare, quale fosse il suo tornaconto in sostanza in questo. Gli ho detto: non ti conviene, e ti dico di non partecipare, perché non è quello che devi prendere, ma quello che devi dare. Il volontariato è questo, è quello che devi dare. Noi siamo presidenti di associazioni, impegnati ogni giorno, ora in questa iniziativa, ora in un'altra iniziativa, tant'è che io dico che fermo copia perché stamattina ho sbagliato l'appuntamento, sono andato da un'altra parte, no? Perché lo facciamo praticamente, anzi, il più delle volte, se noi dovessimo contare quello che ci rimettiamo o in rapporto a quello che guadagniamo, sicuramente siamo sempre in passivo. Però lo facciamo perché questa città comunque deve vivere, deve comunque, e per vivere ha bisogno dell'apporto di tutti, ma di tutti, come siamo seduti qui, la Polizia Finanziaria, il direttore, il garante, il parroco, le associazioni. Spero che questa sia la prima iniziativa e che possiamo avere un successo e formare veramente giovani, come io spero, che possano interagire con quella che è la nostra struttura carceraria. Come diceva il direttore, la città nella città. Molte volte il direttore è una città sconosciuta, la stessa città nella quale vive, e questo è un peccato. E anche perché, giusto per concludere, l'altra volta mi rimase impressa una frase del giudice di sorveglianza, quando dice: entrare nelle carceri significa scoprire anche che non sono tutti brutti, sporchi e cattivi. Sicuramente l'atteggiamento di un detenuto viene alterato anche dal luogo in cui si trova. Se ci sono delle potenzialità, fra virgolette, di cattiveria, di delinquenza, là dentro possono essere accentuate, viene alterato comunque il carattere della persona. Allora, il corso o i volontari servono anche per tendere una mano a queste persone e dire: ok, io ti do una mano, vediamo di venirci incontro e interagiamo insieme. Speriamo che questo corso vada bene, speriamo di formare belle persone che possano effettuare il lavoro di difficile di volontario, a prescindere dagli interessi che possono avere a livello personale. E poi si vedrà, insomma. Noi siamo sempre disponibili in qualunque tipo di collaborazione, specie quando si tratta, almeno fin quando io sarò io, si tratta di organizzare qualcosa che va nella direzione di chi comunque è più emarginato. E a mio avviso, al di là delle colpe che ogni elemento può avere, alla fine chi è detenuto in una casa circondariale comunque vive una situazione di emarginazione, a prescindere poi dalla valutazione soggettiva, da quello che si è fatto nella vita. Io ero consigliere regionale e sono rappresentante provinciale di un'altra associazione, che è un'associazione per retinopatici. Io ho una malattia della retina e quindi ho a che fare già con ambienti che vivono nella sofferenza. Io ho a che fare mensilmente con bambini che hanno perso la vista o sono nati senza vista, quindi quando entro in un ambiente laddove c'è la sofferenza capisci che comunque devi essere tu predisposto a tendere la mano, non aspettare che l'altro ti esca incontro. Umberto l'altro giorno diceva, o Antonio Montoria diceva, sono ambienti difficili, sicuramente sappiamo di non andare in ambienti facili. Frequenteremo questo corso, sarò con voi, le prossime iniziative saremo, sono ben felici che siamo tutti quanti qui e speriamo che tutto vada bene. Passare la parola al direttore della casa circondariale. Non nascondo la mia gioia nel vedere che finalmente crescere un'idea che portavamo avanti da qualche tempo. Le idee vanno gradualmente amplificate e poi finalmente arrivare alla giornata odierna. E certo è un impegno non facile lavorare e vivere in certi contesti dove diceva bene il presidente del CRAL, dove la sofferenza regna da padrone. In un luogo dove chi entra magari così innocentemente per la prima volta sembra un uccellino
e poi magari a distanza di tempo quell'uccellino diventa un'aquila. Questa frase mi è sempre rimasta dentro, stava scritta su un vecchio muro di un carcere italiano, era una colomba, sono diventata un avvoltoio. Quindi cercare di portare un po' di umanità, cercare di portare l'altra persona che abbia la tua legge, quindi che merita quello che deve scontare, però cercare di portarlo al dialogo, cercare di fargli intendere e capire che c'era un banco che si chiama banco della scuola, che loro non l'hanno mai conosciuta per tanti motivi, e allora per me già è tanto. Cioè il tendere a sviluppare una politica, un'azione sinergica e portare alla fine soltanto ad un risultato, cioè se noi riuscissimo anche a recuperare nel sociale ben inserito, riappacificato con se stesse e con le famiglie a cui ha legato vitti, a cui ha legato danni, dicevo, a ricondurre in società riappacificato con se stesse e con il tessuto sociale esterno, io penso che abbiamo fatto già una grande azione. Cioè avere un domani un rapinatore in meno, avere un domani un omicida in meno, avere un delinquente abituale per tendenze professionali un poco modificato, cambiato, e io penso che abbiamo reso anche un grande beneficio alla comunità, alla nostra civile società, in termini anche di sicurezza. Quindi far accedere, far entrare la società, che è previsto per legge, l'articolo 17 della nostra legge penitenziaria, l'articolo 78 del nostro ordinamento, è chiaro, cioè guai se un istituto di per sé totalizzante si autoeccepita ancora di più, guai, è il fallimento totale, cioè non ci sta speranza. Poi abbiamo la norma costituzionale che dove impone all'istituzione carcere il recupero, la pena deve tendere alla rieducazione. Io penso che i nostri padri costituenti non potevano trovare i due termini, tendere alla rieducazione. Certo, per noi che ci lavoriamo dentro, tendere alla rieducazione in una struttura che fa diventare gli uccellini aquila, che fa diventare la colomba avvoltoio, mica è tanto facile, perché non è che tutti quanti i detenuti siano belli o tutti i detenuti siano degli agioletti. No, i detenuti hanno violato la legge. Il detenuto definitivo è ufficializzato giuridicamente che è un criminale, un delinquente, deve espiare il castro, deve espiare gli anni che il popolo italiano, la giustizia, gli ha dato. Per cui lavorare con queste persone e farli cominciare a farli toccare con mano che loro non conoscono che significa la sveglia, che significa gli orari, il rispetto dell'altro, per loro. Per alcuni di loro, non è che voglio dire che non hanno avuto queste opportunità e sono diventati delinquenti. Una cosa è certa, nessuno nasce delinquente. Io ho vissuto per tanti anni in una provincia... Grande l'opera, sì. Io che ho vissuto per tanti anni in una provincia dove la Camorra era tutto, cioè era, e pensa che ancora lo è, perché Camorra non significa soltanto va a fare un atto, diciamo, di estorsione, cioè questi sono gli atti eclatanti, ma Camorra significa pure disconoscere la legalità, Camorra significa pure non pagare i tributi, non pagare i canoni, e da dove vengo io queste parole sono parole assurde. Purtroppo molti di questi miei concittadini vivono nelle patrie galere, vanno a sbondare, vanno a fare intendere tutto un processo che da solo l'opera istituzionale, l'attività istituzionale non potrebbe mai arrivarci. Ecco quindi l'ausilio, l'aiuto del volontariato. Ma a noi non serve il volontariato che ascolti la persona, tutti il detenuto così passivamente, no. Noi vogliamo un volontariato che conosca innanzitutto le regole, che sappia l'interlocutore chi è, che è un delinquente, a volte ufficiale, nel senso che l'iter si è concluso, a volte ancora è in attesa di giudizio, però voglio dire, cadere nelle maglie della giustizia sono delle parole vuote. Se uno incappa nella maglia, nella rete della giustizia, perché ha violato una norma penale. Quindi avere interlocutori, gente che ci dà una mano,
dove deve attuare una politica attiva dell'ascolto, dove deve essere una politica di equidistanza emotiva, diceva bene, qua è farsi guidare dalla curiosità, dall'interesse così, per curiosità, guai. Noi non siamo un giardino zoologico, noi siamo una realtà istituzionale dove la legge ci affida, lo Stato italiano ci affida delle persone detenute alle quali dobbiamo cercare di applicare quanto previsto dall'articolo 27. Queste cosette qua ce le diremo durante il momento informativo, non voglio anticipare nulla, ma certo che secondo me per noi sarà una revisione per dire ma fino ad oggi come mi sono posto, che cosa ho fatto. È chiaro che andremo a trasmettere tutta la nostra esperienza, la nostra diciamo conoscenza del diritto penitenziario che non si finisce mai, conoscere il studiare, come quello che si legge sempre i primi 55 articoli della Costituzione. No, mentre si è imparato a memoria, li legge ancora, perché più si leggono e più ogni giorno, penso io, la nostra pietra miliare è quella che ci deve guidare. E anche questi tasti dobbiamo toccare nei momenti formativi. Perché? Perché poi una volta padrone delle padronanze, delle conoscenze del diritto, del processo, beh insomma, nel carcere quando la domanda è un pochettino impertinente del detenuto, non trova impreparato il volontario, ma trova il volontario che dice no, lei non ha capito niente, a lei non è consentito. Allora un'altra azione che si affianca a quella sviluppata dalla polizia penitenziaria, personale educativo, perché nel carcere sì, la città nella città, non si dice più nella città, nascosta, nell'ombra, che ha tanti piccoli segmenti del gabinetto medico psicopedagogico che sta nella scuola, che dovrebbe stare nella scuola, non lo so se ci sta ancora, ma se nel piccolo, diciamo, nella piccola comunità carceraria c'è il presidio per detenuti con particolare problematiche di tossicodipendenza, per detenuti ai quali definitivi bisogna sviluppare un'osservazione scientifica della personalità, e non è che la fa solo la polizia penitenziaria, altrimenti avremmo fatto la riduzione carcere uguale repressione e sorveglianza. No, viene portata avanti anche dalla polizia penitenziaria, ma da personale qualificato, da psicologi, da pedagogisti, da logopedisti, in base diciamo da criminologi, da psichiatri, da neuropsichiatri, cioè è un pool da docenti di scuola media e elementare, e proprio un domani ecco, la presenza anche dei volontari, che le nostre disposizioni dipartimentali insomma ben evidenziano la presenza di questi volontari, dei docenti, della scuola media, della scuola elementare. Abbiamo avuto una bella esperienza l'anno scorso, speriamo di poterla riproporla con il liceo Rosbini, istituto pedagogico Rosbini di Lucera, dove un gruppo di docenti coordinati dal dirigente scolastico per un anno hanno dato gratuitamente la loro disponibilità, sono entrati in carcere e hanno preparato un gruppetto di studenti, qualcuno anche con grossi ideali. E a fine anno non nascondo che c'è stata pure un poco di malinconia, non voglio dire che c'è scappata dalla rinuncia. Cioè dopo tanto sacrificio, perché d'inverno alle 7.30, buio fuori, magari la moglie aveva altre idee programmatiche per quella serata, invece il marito deve andare in carcere. Il poliziotto che dopo la giornata sta stanco, deve riaprire un'altra volta. Invece è stata data una grande diciamo, goccia d'acqua nel deserto, era sedato. L'esperienza si è conclusa brillantemente, un gruppo di detenuti ha sostenuto l'esame, alcuni sono stati bocciati, altri sono stati promossi, ma è la disciplina della meritocrazia che in Italia lascia un po' a desiderare, non voglio entrare in alcuna vena polemica. Quindi voglio dire, speriamo di poterlo riproporre. Come l'abbiamo riproposto? Grazie ai volontari. Allora, un'azione istituzionale della polizia penitenziaria diciamo istituzione carcere affiancata da figure tra virgolette professionali, che volontari professionali, insomma è come il soldato che lo fa la guerra, quello è un guerriero professionale, se uno va in guerra è chiaro deve essere anche professionale per l'amor di Dio, però in guerra quando è guerra cioè quando bisogna difendere la patria, bisogna difendere un qualche cosa di vitale importanza, uno non può badare se ha fatto 8 mesi o 9 mesi di dinaio, oppure insomma voglio dire le cose vanno affrontate, però se è possibile acquisire almeno gli elementi essenziali
della padronanza del dialogo, perché tanti anni fa, quando per la prima volta, voglio raccontare poi chiudo, altrimenti poi divento monotono, tanti anni fa, 32 anni fa, feci il concorso e entrai nell'apparato penitenziario. E non nascondo che quando sono entrato, la prima volta nel carcere, il cancello sbattuto dalla gente, al quale io dicevo grazie. Quando mi chiudevo, mi dicevo grazie, quando mi arrivo, fino a quando un vecchio appuntato diceva tu, evitate di dire grazie, poi lo facciamo ridere. Ma ormai è un altro mondo. Incontravo una persona e mi diceva buongiorno, la incontravo un'altra volta, la stessa persona mi ripeteva buongiorno, ma tu mi trovo in mezzo ai pazzi. Parlo di 32 anni fa. Cominciai un pomeriggio ad avvertire sempre dolori qua allo stomaco, e meglio cominciava, tengo qualche problema. E quello invece era che io stavo pagando lo scotto iniziale dell'operatore penitenziario. Allora l'operatore penitenziario, che per il modo già di essere emarginato, perché quando si entra, pure durante l'evento critico, ecco, il terremoto che abbiamo vissuto, non nella forma che ho vissuto io nell'80, in Campania, dove ci sono state distruzioni di paesi, di città, di cittadine, qui l'abbiamo vissuto. Ebbene, la caratteristica nostra qual è? Mentre si cerca di andare fuori, noi è tutto il contrario, si cerca di entrare tutti dentro, perché dobbiamo proteggere la vita dei detenuti. Chiudo quindi il mio intervento con questi due piccoli, diciamo, spaccati nella mia esperienza, il terremoto dell'80, che mi spingeva pure a me ad andare dentro, ma fa bene, non lo capivo, era appena pochi mesi che ero diventato operatore penitenziario, e invece andavamo a cercare di dare una mano a dove ci stavano i detenuti, nei cortili, nei passeggi, perché non dovevamo aprire la porta di casa, come è accaduto a Lucera, dove la gente semplicemente si riversava nelle piazze, nelle strade, perché il terrore del terremoto. E noi invece ci abbiamo convissuto e speriamo di non conviverci ancora, però voglio dire, una piccola problematica, la mancanza dell'acqua, per un giorno, per un'ora, per due ore, per sette giorni, abbiamo avuto Lucera. E sembrano delle cose che la famiglia con rabbia sopporta, diciamo, affronta, ma in un carcere dove le tensioni sono sempre un fuoco, diciamo, sotterraneo, coperto di cenere, ma sotto c'è altro che l'acqua, il fuoco. E sono quelle situazioni che per niente possono rispondere in situazioni che poi ci fuggono di mano. Ma, dicevo, con l'aiuto, con l'ausilio di operatori, di figure del tessuto sociale esterno, mi perdonano gli amici del comune, le telefonate, li abbiamo tempestati per cercare di capire ma sto qua, lo avete trovato. Cioè voglio dire lo stato d'animo non di un cittadino, ma di un cittadino detenuto o di un cittadino direttore di un carcere che ha tanta responsabilità. Perché mentre il sindaco giustamente viene eletto, viene votato da poco, quindi fa una missione, io vengo nominato dal dipartimento direttore di un carcere, cioè non è che vengo scelto e quindi mi posso curare, posso spiegare, io devo pure io dipendere. E chiedevo, ma c'è stato l'intervento è stata trovata la falla, insomma. Potevo un domani condividere magari con molti volontari, no? Con due, tre, quattro volontari, speriamo di più, perché sto convinto, è vero che una rondine non fa primavera, però se quella rondine non fosse venuta la primavera non sarebbe ancora arrivata. Ringraziamo il direttore e direi di ascoltare l'intervento del nostro garante per i diritti dei detenuti. Buongiorno, ufficialmente, mi scuso ufficialmente per ritardo e mi riallaccio subito a quanto detto dal direttore sulla concezione della pena prevista nella nostra Costituzione, la funzione rieducativa della pena, che non è un fatto pacifico, in quanto ci stanno anche altre concezioni che si oppongono a questa rieducativa. La concezione retributiva della pena, repressiva della pena, esemplare della pena. Invece la sensibilità del direttore, che io ho avuto occasione di conoscere poco, però per quel poco che l'ho sentito, ho notato immediatamente la sensibilità con cui affronta i problemi della sua professione.
concezione educativa e per i detenuti rieducativa. Il dibattito culturale sull'educazione si pone questo problema: ma l'educazione è una scienza o è un'arte? Se è una scienza, date certe premesse, si dovrebbero avere determinati risultati conseguenti. Se è un'arte, è un'avventura in cui è necessario ricorrere a tutte le forze, a tutte le energie dell'educatore per tentare di raggiungere il risultato o la finalità. Io ritengo che si possa concludere che l'educazione è un'arte che si avvale della scienza, ma non si riduce a scienza, rimane sempre un'arte, quindi poggia sull'inventiva e sulla creatività insieme dell'educatore e dell'educato. E voglio citare delle cose, non dico degli slogan, non lo voglio ridurre a slogan, però una volta si faceva per televisione una pubblicità in cui si diceva il più bel mestiere del mondo è quello di fare di ogni bambino un uomo. L'associazione lavora in corso, in questo corso di preparazione dei volontari educatori, dovrebbe dire di riaffermare l'uomo nel detenuto. Un proverbio cinese dice: se riesci a pensare fino ad un anno davanti a te, semina il grano; se riesci a pensare fino a 10 anni davanti a te, pianta un albero; se riesci a pensare fino a 100 anni davanti a te, educa un popolo. Questa è la sfida per gli amici dell'associazione Lavoro in Corso. Questa è una sfida con questo corso di preparazione che si accingono ad affrontare. Questa è la grande avventura: riuscire a guardare molto lontano davanti a sé per rieducare il detenuto. Se riusciremo, se riusciranno, anzi io dico noi, per quanto mi riguarda, cercherò di dare la collaborazione che mi sarà possibile. Riusciranno a guardare lontano e riusciranno a rifare degli uomini nei detenuti. Tanti auguri per questo corso. Adesso ci farebbe piacere ascoltare il rappresentante della Polizia Penitenziaria, l'ispettore Del Gaudio. Allora, io porto il saluto di tutta la Polizia Penitenziaria cui rappresento, e dato le esperienze già pregresse siamo molto contenti della presenza dei volontari all'interno dell'istituto, nonostante le nostre difficoltà organizzative e per quanto riguarda l'organico, però comunque ci siamo ben difesi in passato e tenderemo anche nel futuro a dare il nostro contributo a che si realizzi questo progetto che viene portato dai volontari. Anzi, come diceva il nostro direttore, che si protragga nel tempo e che venga ampliato continuamente. Giustamente si sta guardando anche alla professionalità e alla preparazione degli operatori, e su questo siamo ben lieti e contenti. Poi altri argomenti sono stati già ampiamente trattati dai rappresentanti di questa giornata, e quindi volevo solamente sottolineare un invito a che si guardi al fatto che
nonostante la rieducazione cui noi gli altri ci preoccupiamo di creare e di portare avanti in questi soggetti che diciamo hanno sbagliato nei confronti della società, di guardare anche un attimo all'uscita di questi soggetti, dove alla fin fine vediamo che c'è sempre un feedback, cioè praticamente queste persone all'atto dell'uscita, della dimissione dall'istituto, non trovano persone disposte ad aiutarli al reinserimento proprio nella società, e difatti c'è un ritorno a dover delinquere per poter mantenere le famiglie. E quindi il mio augurio è quello che si guardi anche all'uscita del soggetto, che venga reinserito veramente nella società e non abbia più la possibilità di rientrare all'interno di questi luoghi che tutto sommato sono veramente di sofferenza. Io vi ringrazio per avermi invitato unitamente al nostro direttore in questa giornata. Ringraziamo noi, lei ci ha dato una grossa mano e ci aiuta quotidianamente nel nostro lavoro, proprio perché sono loro poi a gestire effettivamente quello che è la vita all'interno dell'istituto. Dulcis in fundo, ascoltiamo il nostro carissimo parroco Don Raffaele. Io ho ben poco da dire, una cosa sola, però la devo fare una storia, a parte tutti i ringraziamenti che non servono, dico la storia, anche se non sono giovane, ma credo molto nei giovani, specialmente quando vedete entusiasti. È la prima volta che questa signorina si è presentata da me e mi ha parlato di questa associazione con tanto entusiasmo, io ho detto subito, ma c'è il posto. Anche prima. La seconda cosa, è una parrocchia giovane e quindi ha bisogno di queste attività per spingere i giovani ad essere più generosi. La terza cosa, non c'è bisogno di ringraziamento. Noi predichiamo a tutti quanti. Se ricordate c'è il brano del Vangelo che fa un po' il giudizio finale, che tra le altre cose Gesù dice: ero in carcere e non mi avete visitato, oppure ero in carcere e mi avete visitato, e dà il premio o la condanna. Quindi quanto mi è stata presentata anche questa attività per aiutare quelli che sono in carcere attraverso dei volontari che devono essere preparati. La parrocchia è un lavoro in corso continuo, quindi loro ce l'hanno come titolo, lavoro in corso, ma la parrocchia è tutto un lavoro in corso. E noi per primo sperimentiamo i nostri volontari in parrocchia preparandoli, perché se no si va più a far male che non bene. Quindi quando mi è stata presentata questa nuova attività da Umberto e Toni, con molto piacere, con grande gioia, ho detto subito sì, e tutti i nostri locali saranno a disposizione. E spero che quando finisce il corso, se andiamo a visitare il carcere, il direttore mi darà il permesso di entrare anch'io per conoscerne. E grazie a tutti. Ringraziamo voi per la vostra presenza e soprattutto per la disponibilità che sempre ci avete accordato.